Buonasera, innanzitutto benvenuti a tutti voi. So che c'è l'Italia, però molti seguono anche a Lupo al Lupo e noi salutiamo gli amici che seguono da 33 anni a Lupo al Lupo, quindi ci siamo, a prescindere dall'Italia o meno, a prescindere dalla categoria del Cosenza Calcio, noi ci siamo anche dalla Serie D, c'eravamo e ci siamo ora con l'Italia che gioca e ci siamo sempre. Oggi mi trovo, siamo in esterno perché il Cosenza non ha giocato e sono presso questa storica pizzeria di Rende che è la Capricciosa, vedi qua a bordo croccante, però vedete io la scorsa settimana avevo la medaglia d'oro di Ciccio Sesso, oggi ho la medaglia d'oro della Calabria, naturalmente questa che rappresenta, perché ho la medaglia d'oro della Calabria? Perché questa medaglia d'oro praticamente l'ha portata Amerigo Spinelli, che adesso salutiamo. Insieme a questa però, Francesco, se ci vogliamo accomodare, seguimi, perché arriviamo da Mariano. Ciao Mariano, ciao Gianluca, ciao Mario. Perché, ciao, come stai? Tutto a posto, buonasera e Visto parlavamo dell'Italia, lui diceva mi faccio trovare italiano in divisa e ufficiale. divisa ufficiale. Allora, perché dicevo? Perché Amerigo ci ha portato le cipolle, queste qua sono le cipolle di Tropea Di che poi Tropea. che vengono fatte a Campora San A Giovanni, a Campora San Giovanni, Corica, e sì. quindi poi lo salutiamo Amerigo perché Lo Amerigo, lo ringraziamo. ringraziamo, anche praticamente ha fatto un inno sul Cosenza Calcio, che poi lo sentiamo, Certo. però. Con questa cipolla, naturalmente, lui dice, Vogliamo fare e fammi una una pizza. pizza al volo. Come Subito, la fai, allora, Mariano? mettiamo sicuramente la cipolla, poi È tutta a base di cipolla, vedi che bella cosa. Cipolla. Ecco, mettiamo un po' di schiacciata calabra, tanto che per... bella cosa. Vedi, sono le 21, le 21.07, una bella pizza qua della Capricciosa, locale storico. Ah, Storico. questo è il salame nostro, la Salame nuova, schiacciata. schiacciata nostra piccante. Piccante? Sì, ritornando alla Capricciosa, non è da dimenticare che è una pizzeria storica di Rende che l'ha aperta nel 1989. Mio padre fu il pizzaiolo storico. Ah, e c'era una pizza che come si chiamava? La pizza Gerry, poi vabbè, mio padre è Gerardo, era storia, Gerardo. Gerardo è storia della pizza, Ma quindi quella faceva una pizza bianca quella di una Gerardo. bianca con porcini, bufala, un po' di pomodorino fresco e un po' di Allora, rucola. questa invece cosa ci hai Qua messo? abbiamo messo la schiacciata nostra piccante, la cipolla che ci ha omaggiato il nostro caro amico. Guarda qua che cipolla, E adesso bellissima. ce ne andiamo subito in forno. Eccola, tutta in presa diretta, quindi Mariano, grazie. Poi Grazie a voi. Sì, porta che poi la la mangiamo. faccio assaggiare. Poi ce la fai assaggiare, ovvio, certo, no? Perfetto. Senza dubbio. Allora, Grazie. grazie, Mario. Ciao Gianluca, come stai, Gianluca? Grazie, buonasera, Ricordiamo che la grazie. Capricciosa ha nuova gestione, Gianluca, Massimo, chi c'è più Sì. insieme a te? No, Gianluca, io Massimo Massimo, è già. Dan. Mario, velocemente a te, poi conosciamo gli ospiti della trasmissione. Mario Gagliardi, c'è da farci da dire questo grande appuntamento con l'Obes, se non mi sbaglio, che è Obes Italia, Obes un Italia. ente di promozione sportivo che è il terzo Il d'Italia. terzo d'Italia, E certo. io l'ho pigliato 5 anni fa, da zero tessere, sono 6.500 euro provincia di Cosenza, 14.000 Quindi la sabato Calabria. 19 ottobre c'è questa Il grande congresso, perché a questo punto io ho fatto le 5 province e c'è Tu da una vita leggere. anche col calcio, insomma, settore Certo, giovanile. c'è da leggere un presidente regionale, è giusto che dopo tutto questo lavoro sia io. Comunque, Non la facciamo proprio questa cosa, congresso. Diamo a Cesare perché è di Diamo Cesare. veramente un impulso Certo. da Cosentino allo sport Allo per i sport. bambini, iniziare. E questa sera parleremo di giovani perché ho il piacere di ospitare l'allenatore dell'Under 15, adesso lo conosciamo, del Cosenza Calcio, anche lui una vita con i giovani, insomma ne sentiremo anche con lui, adesso lo presenterà Gira Bella, che da qualche bella soddisfazione, però bisogna tanto lavorarci e bisogna avere una passione, se no non si va nessuna Certo, grazie Mario Gagliardi, anche parte. lui Ok. una vita nello sport con i giovani, Grazie a Romualdo tutti, buona Montagna, serata. associazione, insomma, bravo. Diciamo che abbiamo fatto l'iter e si è E si è cresciuti, quindi cresciuto. vuol dire chi ha saputo lavorare è cresciuto, Certo, chi no è rimasto al grazie. palo. È così. Allora, dal palo di Mario andiamo dentro direttamente. È pronta sta pizza, Sì, Maria? Com'è? La pizza con la cipolla di campo. Perché poi sta cipolla, vedi, i prodotti nostri sono già cipolle di campo, cioè di cipolla di Europea, ma vanno anche a No, Campora, a no, la Corica, stessa, no? è un mio cugino che la fa a Vedi, Campora, ce ne sono tanti. quindi. Allora, Gida, tutta per te la linea per conoscere gli ospiti di questa sera. Ricordiamoci, ci sono anche i messaggi per voi. Se volete interagire potete inviare i vostri messaggi. Prego, Gida. Quanti
come state? Spero bene. È sempre bello essere qui il lunedì sera. E per voi che ci guardate, come ha detto Fabio, vi ricordo che c'è il numero WhatsApp da cui potete interagire con noi mandando i messaggi 345 92 11 221. Di sopra qua c'è la scala su al caminetto. Comunque vabbè, noi siamo sotto nel piano di sotto. E visto che hanno giocato il Cosenza, insomma, che diamine, almeno ci siamo lo stesso e siamo qui alla Capricciosa per mangiare una buona pizza. Allora, conosciamo gli ospiti, sì, prego. Andiamo a conoscere qua i nostri ospiti di questa sera e iniziamo con Antonio Tortelli, mister Under 15 del Cosenza Calcio. Allora, Antonio, buonasera, benvenuto. Un attimo, arrivo con il microfono, eccolo qua. Antonio, ciao, benvenuto. Io parlavo prima di giovani, sentito, quindi con Mario Gagliardi, anche i lui. I giovani sono sempre di moda, soprattutto adesso in questo momento, perché le società hanno bisogno di acquisire giovani, ma soprattutto di crescerli in casa loro. Certo, e il Cosenza è un settore giovanile importante, quindi bisogna dirlo, perché parliamo sempre dei grandi, ma c'è anche un settore giovanile che sta facendo bene da più anni, no? E da quest'anno c'è anche l'Under 14. Tutte le altre società. Allora, ci sei tu, se non mi sbaglio, poi c'è Nicola Belmonte e poi c'è Angotti. Nicola Belmonte fa la primavera. Angotti fa l'Under 17. 16 Garofalo, io la 15 e Marozzo la 14. Da 14, però quindi, insomma, una categoria in più, le altre partono da Under 12, 13, 14, 15. Quando arrivano alla 15 sono già giocatori che hanno 3 anni di esperienza, 4 anni. Ricordiamo Antonio anche la vita da calciatore con il Cosenza Calcio. Comunque lo saluto, ne parliamo dopo. Grazie Antonio, poi okay, prego. Proseguiamo con Amerigo Spinelli, imprenditore, compositore, melodista. Allora Amerigo, eccolo qua. Ti arriva direttamente, già lo porta sto Flaviotto qua di cipolla, ecco che arriva la tua pizza con la cipolla, guarda che spettacolo. Vabbè, poi iniziamo a mangiarla più tardi. Allora, Amerigo, ciao, come stai? Benvenuto anche a te. Ciao, bene, grazie. Tu sei un grande tifoso del Cosenza, eh? Sì, abbastanza. Abbastanza. Da quanti anni tifi Cosenza? Sempre, da 1905, da dici. Io no, sono del 6. Allora, no, Amerigo poi è anche, mi piace, si appassiona di agricoltura o meno. Ci ha portato queste cipolle, perché tu fai lì, peperoncini, avete tanto avvocato, anche un avvocato o l'avvocato? Avvocato. Vabbè, meglio un avvocato, con questi tempi c'è bisogno dell'avvocato, no? Vabbè, grazie Amerigo. Però sentiamo un pezzettino del Lino, mi dici com'è nata quest'idea, quanti... va bene, l'hai composto tu, insieme alle musiche invece di chi sono? No, io ho fatto la musica, mentre le parole sono del regista Lattanzi di Roma. Lattanzi, va bene. Sì. Poi c'è una bella struttura, lui a corica, che è bellissima. Poi ancora, quindi lui lo conoscete, sì. Aldo Gennamo, opinionista. Buonasera a voi, buonasera. Mi fa piacere che stasera siamo qui alla pizzeria Capricciosa. L'abbiamo già gustata, caro Fabio, è un'ottima pizza, veramente la classica pizza nostra cosentina, calabrese. Ah, finalmente basta una pizza, Napoli, basta con la napoletana, con sta romana e calabrese, venite a gustarla, che è veramente eccezionale. Poi peperoncino, cipolla di Tropea, ma cala sempre la cipolla calabrese di Castrovice, pure la cipolla Castrovilla bianca, quindi veramente gustosa. Va bene, allora grazie. Poi avete il microfono di là, Francesco Pirillo, no? Francesco Pirillo, giornalista. Grazie Francesco, buonasera anche a Francesco. Come stai Francesco? Prego. Tutto bene. Ah, tu c'hai il microfono. Come va? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto bene. Da qui a poco inizierei. Oh, quella bella, guarda che bella collana. Ma la collana, la medaglia d'oro di Ciccio Sessi era più bella comunque. Ma su piccante assai questi, mameri, piccantissimi. Questa l'ha fatta tua moglie, no? Le infilerei tua moglie, sì. Bravissima. E poi Maurizio abbiamo... Lupinacci, tifoso rossoblu. Allora, ciao Maurizio. Buonasera Maurizio, grazie per avermi invitato. Ci mancavi da Amantea, se non mi sbaglio. Dalla prima puntata. Dalla prima puntata, dalla pecora nera di Amantea. Salutiamo gli amici di Amantea. Allora, io poi in settimana ho realizzato anche delle interviste in giro per la città di Cosenza, poi la sentiamo da qui a poco, abbiamo Sergio Mazzucchi, tanti imprenditori, poi li seguiamo man mano, però io volevo dare voce e microfono ad Aldo, perché voleva, naturalmente abbiamo parlato così a microfoni spenti, io ho detto Aldo, ma qua è diventata una situazione difficile, oltre ai punti, vabbè lasciamo perdere che ho fatto dei punti, però qua stiamo leggendo cose assurde, praticamente siamo tutti preoccupati. C'è stata una dichiarazione anche di Franz Caruso, il sindaco, che ci ha preoccupato pure, no? A dire non lo so Aldo, che vogliamo dire su questo? Abbiamo aspettato, a tutti quanti,
si pensava che l'11 settembre fosse il giorno della liberazione per darci due punti di penalità, per darci due punti almeno, invece è stata riconfermata la cosa dei quattro l'11 punti ottobre, e quindi l'11 ottobre, quindi abbiamo subito anche quest'altra situazione. Ora siamo lì in ultimo in classifica a meno 5, ma quello che è importante stasera, hai fatto bene a dirlo, e io ci torno su questa storia, ci sono dichiarazioni del primo cittadino, delle istituzioni della città. Il primo cittadino è un'istituzione, il primo cittadino alla stampa, ai social, ha fatto una dichiarazione che secondo me è una dichiarazione sulla quale non bisogna assolutamente passarci sopra. Noi tifosi che siamo attenti alle sorti del Cosenza siamo fortemente preoccupati, perché è una cosa che si dice a Cortonazzini, si chiacchiera, una cosa invece che il tutto viene dal primo cittadino, da colui il quale in effetti ha informazione, non informazione si dice, ma informazioni che sono sostanziose, perché uno che dice che il Cosenza ha una situazione economica pesante, non so poi il termine poi ultimo finale, però è una cosa molto ma molto seria alla quale noi dobbiamo porre attenzione. Io mi aspetterei per finalmente che il presidente aprisse le porte della società, facesse una conferenza stampa e dicesse ai tifosi, ma non per tranquillizzarli, per dire la verità, perché i tifosi non vogliono essere tranquillizzati, i tifosi vogliono sapere la verità. La verità, se tutto questo che viene fuori nel chiacchiericcio è una cosa, dalle istituzioni è altra cosa, è vero o meno, perché se la situazione economica è pesante, è vero che tutte le società, caro Fabio, hanno una situazione economica pesante, però che il primo cittadino dica questa cosa, secondo me non lo dice per sentito dire, ma lo dice perché secondo me ha avuto informazione, non sappiamo da chi, che questa situazione potrebbe, sempre il condizionale, avere ripercussioni sul proseguo del Cosenza. E allora noi dobbiamo stare attenti e quindi chiediamo ufficialmente al Presidente, lo chiedo a nome dei tifosi, che si facesse carico di una conferenza stampa, si facesse un amore verso la città, riunisse i giornalisti che non sono la controparte della società. I giornalisti, la stampa, sono la parte della società, una parte della società che vuole bene alla società, sono dei tifosi della società, per cui farebbe bene a fare una conferenza e chiarire questa situazione, che mi sembra una situazione non più di chiacchiericcio, ma una situazione che viene da un primo cittadino e ci deve assolutamente essere portata all'attenzione di tutti noi. Benissimo, grazie Aldo. Allora, adesso parliamo un attimo poi di calcio, poi sentiamo anche Francesco, Amerigo e Maurizio. Allora, mister, io dico sempre, noi abbiamo tanti validi giovani, molti trovano spazio fuori, ma cosa manca? Vabbè, oltre alle strutture che non ci sono in Calabria, quindi, ma non ci sono nemmeno a Napoli, forse ci sono dappertutto. Quindi questi giochi, che vogliamo dire ai giovani? No, i giovani devono capire che il calcio è sacrificio. Sacrificio come nella vita, quindi tutti devono rapportarsi a quello che sono le situazioni del momento. E adesso il mondo sta diventando difficile, soprattutto per i ragazzi giovani. Le famiglie sono in condizioni disagiate, molte, e rispecchiano un po' i ragazzi, quello che si vede nello spogliatoio, rispecchiano le famiglie. In che senso? Nel senso che vedi ragazzi non solari, non allegri, ragazzi a 13-14 anni, cupi, tristi. Devi fare allenamento a questi ragazzi, hanno bisogno di un supporto morale, di un incoraggiamento, hanno bisogno di tantissime cose al di là del calcio. Poi, quindi tu hai registrato questo certo, malumore questi, giovani questi, che non comunicano, sono certo, chiusi. E poi qual è il linguaggio loro? Io ogni anno, l'anno scorso avevo l'under 15, che ora è passato l'under 16, ho avuto altri problemi. Quest'anno con questi ragazzi noi ho altri problemi di comunicazione, perché loro hanno un linguaggio diverso dal mio, hanno un linguaggio diverso anche tra di loro, parlano coi telefonini, dicono delle cose che sinceramente fanno pensare, dici, ma guarda te questi ragazzini. E quindi questo calcio è cambiato anche sotto questo punto, certo, di vista. Cioè, una volta magari si giocavano più tranquilli, certo, si giovani. Certo. Si adesso pensava... li devi inquadrare. Poi tocca anche a noi fargli capire che Cosenza Calcio in Serie B, cioè campionati importantissimi.
Tutti i ragazzi che vengono dalle scuole calcio, ecco, devono capire il senso d'appartenenza, dove sono arrivati, cosa devono fare. Però Antonio, tu sei, diciamo, quello, è il primo anello che arriva, no? Perché tu raccogli praticamente tutti i giovani che arrivano dalle scuole calcio, esatto, e arrivano ai professionisti. Tu parli, sì, della Serie B, naturalmente entrano in una società diversa, quindi i primi passi sono i tuoi. I primi passi sono i nostri, quelli, ecco, che fai, quindi, tu. Quindi devono imparare così l'ambiente in cui devono stare 7-8 mesi e vedere un attimino il contesto, capire che allora noi abbiamo un campionato importantissimo, guarda che noi abbiamo delle compagini, andiamo a Firenze, la Lazio, la Roma, cioè tanta, Palermo, sì, ragazzini che fino a un mese fa magari erano nelle scuole calcio, tutto ad un tratto si trovano a dover partire, bravo, col pullman, andare lì con la trasferta, capisci che devono, non dico comportarsi da professionisti o da giocatori evoluti, ma da ragazzini che hanno un futuro, che abbiano un futuro, no? E quindi il problema grosso è lì, è l'adattamento, è il lasciare stare, cioè devono crescere in fretta, non hanno tempo, purtroppo non hanno tempo, perché molti, molti stranieri che vengono in Italia, capisci che hanno più fame, hanno più energia, hanno un qualcosa in più. E se ti addormenti non riesci più neanche a scalare una categoria. Diventa difficile, molto difficile per i ragazzi ed è difficile anche per gli istruttori. Devi fare allenamento e allenamento. L'allenamento è quello meno impegnativo. E il problema è di tenerli sempre concentrati, attenti, pronti, reattivi. Senti, sono... Antonio, invece i genitori, che vogliono dei genitori? Perché molti, è come detto, la disperazione, poi dici che fanno? Questi vogliono tutti il Ronaldo, il giocatore, poi molte volte ricaricano sti figli. Ormai è passato questo messaggio. L'apice, io sono stato a Napoli, ho visto delle cose impressionanti, non mi aspettavo a 60 anni di vedere delle situazioni da investire proprio tutte le energie delle famiglie sopra il ragazzino di 12-13 anni e poi avere magari delle delusioni, ma rimane deluso soprattutto il ragazzo, perché sopra di lui ci sono troppe aspettative e probabilmente non hanno la maturazione per sopperire a questa grave situazione che devono affrontare. Poi in molti partono, poi pochissimi arrivano. Sapete benissimo, certo, che le stime, c'è Spalletti, che c'è la nazionale che cercano giocatori, quindi giocatori italiani. Allora, Gira, qualche messaggio, poi sentiamo Amerigo. Vai, sì. Gira, prego. Qua dicono un augurio rosso blu agli amici della pizzeria Capricciosa, al grande Antonio Tortelli e a zio Aldo Cennamo, con una domanda: quale futuro societario Pinino Ultra Cosenza United? Benissimo. Allora, Francesco Pirillo, anzi Amerigo, sentiamo Amerigo, hai sentito la discussione? Poi sentiamo anche questo, come si chiama il tuo brano, quell'inno, qual era? I Lupi di Cosenza. I Lupi di Cosenza, che è stato inciso quando questo qua? Allora, la canzone l'ho scritta molti anni fa, e ho cercato di farla conoscere, ma io ti ringrazio perché sei stato l'unico che mi ha dato questa possibilità. Penso che questa... La vogliamo sentire in sottofondo nel frattempo, non è possibile, vediamo se riusciamo. Sì, forse è possibile, vai. Prego, un pezzettino giusto, ecco, per... da tutta Cosenza, è tutto un credo, scende di lumi dalla sera con furore, ci troviamo insieme allo stadio di San Vito, dove giocate la partita di pallone. Forza Lupi, forza Lupi, forza Lupi, via col samba. Forza Lupi, via col samba. Comunque, ecco, forza Lupi, era pure ritmata, va bene. Vai, stavi chiaro, dicendo, scusa. È chiaro che la canzone è chiaro che è una samba, perché è una samba, c'è questa samba, no, non può... c'era moce sesso e samba, visto che c'è sesso e calcio, insomma, hai anticipato i tempi di quello. Immagina se la canzone, sì, fosse un lento. No, vabbè, certo. I calciatori andrebbero un... Senti, passo... invece da tifoso, che vuoi dire, questo momento difficile? Aldo ha parlato prima, sentiamo anche Maurizio e Francesco, ha parlato di questo momento difficile della società, perché stiamo leggendo cose veramente dall'altro mondo, però
mai potevano pensare che si arrivasse a questo. Poi non so se è vero, perché io avevo sentito pure le cordate di salsiccia, noi abbiamo le cordate di peperoncino, ci sono state le cordate di salsiccia che avevano fatto pure degli articoli con imprenditori, ma poi non si è fatto niente. Quindi adesso addirittura quest'anno per Focosenza sta per fallire. Gli Stewart pare che scendono in campo mercoledì sera a Piazza Kennedy, ma pare che c'è stata una presa di posizione della società che ha detto: facci vedere, perché questa è una cosa della vecchia situazione che si era creata, però pare che stanno cercando di risolvere anche questa situazione, insomma. Quindi voglio dire, tutte ste cose in un momento difficile del campionato, con i 4 punti che sono stati tolti, perché ricordiamo che questo Cosenza, se non avesse avuto la penalizzazione, aveva 9 punti, 9 punti erano 2 punti dai playoff. Cioè, poi parliamo di altre cose, è ovvio, hanno sbagliato questa partita con sul Tirol. Io ho visto poco fa, è passato di qua, è andato in hotel il mister Alvini, gli ho detto, ma hanno sbagliato, l'hanno capita, però da qui ad essere catastrofici, a buttare tutta sta cosa su sta squadra, insomma, è un momento difficile, no, Americo? Che vogliamo dire? Io mi questo? Auguro che, mi riferisco sempre alla mia canzone, sì, che possa portare quell'incitamento e che... quella lì che ti guarda, che ti batte le mani lì, e la, sì, ti dice che devi guardare lì la telecamera, sì, quella, perché quella che stai guardando tu costa 10 euro a minuto, quell'altra è gratuita, quindi non lo so, quale vuoi, quella di 10 euro a minuto o quella gratis? Beh, andiamo su quella gratis. Oh, grazie, benissimo. Oh, questo momento è difficile, ma pure le telecamere, sì, quindi, guarda quella. Ma, che... io dicevo, mi auguro che questa canzone possa diventare di incitamento, essere di incitamento per la squadra e farli diventare veramente dei lupi, come dice la canzone. Senti, su YouTube c'è uno che la vuole sentire, ma come deve scrivere? Sì, no, è i lupi di Cosenza. Lupi di Cosenza, e si trova la canzone di Amerigo Spinelli. Oppure scrivi Amerigo Spinelli e trova la canzone. Tra l'altro c'è anche delle immagini. E chi l'ascolta poi avrà in omaggio o la cipolla di Corica che fa lui o la cordata a corda di sì, peperoncino. La cipolla. Quindi voi ascoltate, scaricatela, e sentite se vi piace. Poi ti ho portato quella dolcissima che piace a tua moglie. Sì, sì, c'è la cipolla, quella dolcissima che fa volata. Questa te l'ha mandata due coniugi che hanno un'impresa bellissima. Mi ha detto: porta questa cipolla, Fabio. Ma chi sei favolosa? Cioè, questo si può mangiare proprio. Però Maria, la pizza ancora non sanno, si vergognano, capito? Questa la pizza. Porti due piattini che si mangia. Ma poi fa le altre pizze come vuoi tu. Fai quella alla Jerry. Questa si chiama Adelina Veltri e Russo Domenico. E li salutiamo. Che sono un'azienda giovanissima. Di campo, sono i cipolle che li facciamo qua da noi. E vedi anche dallo sport, come le patate della Sila nostra. Abbiamo le patate della Sila, sì, quelli GP, prima e dopo la partita, insomma, poi, noi vi facciamo vivere anche questi momenti. Poi, visto che in Calabria possiamo coltivare tutto, sì, perché tutto, questa tutto è una terra meravigliosa, sì, però i calabresi ancora forse non hanno capito fino in fondo le potenzialità del territorio calabrese, anche se ci sono realtà bellissime a Reggio Calabria. E anche nella nostra zona quella cipolla, ma si coltiva adesso un po' di tutto. Attendiamo sta cosa che prodotti esotici. Quindi io penso che il futuro della Calabria può essere molto positivo, perché già di terreni si va a caccia. Quindi, caro Guarascio, ti puoi dedicare alle cipolle, vuoi fare un'azienda di vitivinicola, vedi? Se lasci il calcio, perché qua ti vogliono, ormai ti hanno fatto fuori, ti vogliono tutti fuori, cioè hai problemi, quindi. Scherzando. No, grazie, grazie. Allora, Francesco, una battuta, poi diamo la linea alla regia e sentiamo anche Maurizio per la pubblicità. Allora, Francesco, hai sentito la discussione, in una battuta cosa vuoi aggiungere? Poi ti do la parola subito dopo. No, una battuta che tutto può essere risolto, secondo me, se sono le possibilità, ovviamente giorno 16, visto che giorno 16 c'è la prima scadenza. C'è la prima scadenza federale, devono essere pagati gli stipendi dei mesi di luglio ed agosto, entro il 16 di ottobre. Se la società, ovviamente tutti si augurano che sia così, onorerà questo impegno, ne uscirà nel migliore dei modi e avrà l'opportunità, diciamo, di chiudere questo capitolo che è partito già dal mese di giugno con la penalizzazione e magari mettere un freno a tutte queste voci, parole, perché sì, è vero che
insomma si parla, ha parlato il sindaco, delle due qua l'una, o al sindaco sono arrivate notizie infondate oppure realmente la situazione non è rosea, ed è ovvio che poi tutto questo si va a ripercuotere sulla squadra, perché il giocatore e il mister questo poi eventualmente lo potrà confermare, il giocatore non sereno da un punto di vista mentale, perché magari legge delle cose dalla società, non arrivano smentite oppure non arrivano prese di posizioni importanti, il giocatore che vive di questo, certo, e va in campo con, non dico il freno a mano tirato, no, però va in campo in una condizione psicologica totalmente diversa, anche perché non dimentichiamo che questi non sono giocatori che guadagnano milioni e milioni di euro, e quindi magari sa una scadenza può essere ben assorbita. Comunque sono dei giocatori che sono ben pagati, però sono giocatori che vivono del loro stipendio, hanno famiglie, devono portare avanti, e quindi è normale, e quindi a quel punto tutto poi si ripercuote anche su quelle che sono le prestazioni sul terreno di gioco. Gira, poi sentiamo, poi rientriamo con Maurizio Lupinacci. Prego, allora, c'è un messaggio veloce, sì. Fanno un saluto al grande pizzaiolo Mariano, sì, in arte Ciccio Pizza. E poi dicono... dai la linea alla regia, perché sì, facciamo prima, se no abbiamo tanti perché già mi chiede la linea, okay, il nostro Giuseppe, allora. Poi ritorniamo subito dopo. Vai Giuseppe, prego, fra poco. Siamo in onda, eccoci qua. Allora, siamo ritornati. Gianlu, vieni Gianluca, eccolo qua. Vieni, tu puoi fare quello che vuoi, Gianlu. Anzi, arrivano anche i messaggi, Gianluca, ma dico Gianluca, fate parlare Gianluca, ma perché tu non parli, Gianlu? Dilla qualcosa, Gianlu, guarda qua. Arrivano messaggi per Gianluca, è vero, Gida? Sì, guarda qua, Gianlu, vieni da questa parte, Gira, basta, fermati questi qua. Mettila, vieni qua, fatti vedere, Gira. Siamo piccoli qua, però siamo. Allora, come stai, Gianlu? Bene. Tu sei una dei tifosi del Cosenza, sì, o del Brenda? Sì, no, del Cosenza, eh? Sì. Complimenti per questa attività. Grazie, molto gentile. Vivi il lupo, guarda lì quel signore, quella telecamera. Ecco, vuoi salutare qualcuno, Gianlu? In particolare a tutti voi, vi ringrazio per la presenza. È emozionato, aveva ragione, questo l'ha scritto, l'amico tuo ha scritto qua, sì, dice, fatemi vedere, sì, Gianluca, va bene, allora, no, grazie. Grazie a te, buon lavoro, grazie. Grazie, buon lavoro. Allora, prego, Gira, vai. Ok, allora ci scrive Arturo Suriano di Amantea, sì, che ha un paio di domande per gli invitati. Un paio. Sì, cominciamo. Dice, se il direttore generale Ursino, persona seria e qualificata e competente, non parla, questo cosa significa? Che è muto, che è sordomuto. No, sto scherzando, non lo so, che deve parlare, vabbè, comunque. Prima domanda, poi non so chi vuole rispondere, vai. Poi, è possibile che il presidente Guarascio stia trattando la vendita della società? Questo non lo sappiamo, non ti sappiamo rispondere. E poi, come si pretende se non abbiamo nemmeno superato i 1000 abbonamenti, a parte gli ultras anche della provincia, che spendono ogni anno più di 5000 euro in trasferta e in casa, a persona, per sostenere i lupi? Non lo so. Allora, vabbè, questo è chiaro, la società non sappiamo se vende. Sti prezzi dei biglietti, ovvio, qua la gente allo stadio, ci sono poche persone, però insomma, qua c'è sta situazione, ha detto Francesco prima. Maurizio, tu come la vedi sta situazione? Poi sentiamo Sergio Mazzucca, che abbiamo registrato ieri pomeriggio. Prego. Io onestamente la vedo male perché comunque sulla base di quelli che sono i fatti, il Cosenza c'ha una penalizzazione per non aver pagato né i contributi previdenziali né le ritenute per l'incentivo all'esodo. Sono due provvedimenti separati che hanno portato alla somma di 2 punti più 2 punti di penalizzazione, questo perché praticamente a partire da dicembre, dal 23 dicembre c'è stato un inasprimento delle sanzioni e ci ha portato praticamente a una doppia sanzione, non era così in passato. La doppia sanzione viene fuori anche per il fatto che, almeno leggendo la sentenza, sembra che si siano pure prodotte delle carte non veritiere, no? Cioè non l'F24, sì, quietanzato, sì, ma altro, insomma, vabbè. A questo punto, diciamo che oltre a questo, vogliamo dire? Questa è acqua passata. Vabbè, diciamo che è acqua allora, passata. La cosa che preoccupa a me in modo particolare,
Questi ormai 4 punti. Sì, poi vabbè, no, ma si questa qui è una cosa. È morto, questa cosa qua è morta. Però adesso abbiamo 5 punti in classifica. L'altra c'è cosa, la partita di Cittadella, c'è una situazione che, come dicevo prima, sulla stampa sta uscendo di tutto e di più. Di tutto e di più. Quindi significa le dichiarazioni, come diceva Aldo, del sindaco, e tante cose. Cioè, questo a che porta poi dopo? Dunque, porta intanto a un. Come dire, uno scoramento anche tra i tifosi, un'incertezza, perché non si sa che cosa stia succedendo bene, anche perché poi di giorno in giorno arrivano nuove notizie, no? Cioè, tipo quella, come dicevi tu, degli steward, no? Cioè, praticamente viene fuori che gli steward mesi di stipendio. C'è stata una eccetera, nota eccetera. Della società che c'è pare stata, che sì, stanno vedendo oggi una nota della società che praticamente però invita gli steward. Detto fra di noi, non so chi l'ha detto, scusate il gioco di parole, ma voi, caro presidente, non so se ha detto Aldo qui o Francesco, me, cioè voi dovete uscire, fare veramente una conferenza stampa, una mettere un po' penso in sia, chiaro, le cose, perché è il momento di fare un po' di chiarezza, penso, ovvio, penso se no sia qua opportuno, si va a ruota libera. Penso sia opportuno, anche perché poi cioè, di cose ne sono successe, tante, ne sono successe tante. Pure tante. Anche la mancata iscrizione del Cosenza femminile, ma anche un'altra cosa. Vabbè, che sì, lì, cioè, diciamo adesso che, partite, non, se ritorniamo il nastro, andiamo indietro, vabbè, ritorniamo, ma diciamo di nuovo che una serie di cose Palermo, che Palermo, ritorniamo alla Florenza. No, ma cose che sono successe quest'anno. Sì, lo so, no? Però quindi, ripeto, voglio dire, dalla somma di un sacco di situazioni viene fuori una situazione di incertezza che i tifosi praticamente non... E questo l'abbiamo detto. Allora, sentiamo Sergio Mazzuca e Scintille, praticamente. Io sento un po' di tifosi per capire la situazione, cosa ne pensano. Man mano li mandiamo, sono tanti, tanti amici che ho avuto modo di ascoltare in queste ore. Prego. Questo speciale stasera, diciamo, non si è giocato e io sono in giro per sentire anche i tifosi del Cosenza, ma in modo particolare anche chi è stato vicino al Cosenza tanti anni, che avete visto loro qui, Sergio Mazzuca. Sergio, ciao, buongiorno, come stai? Ti conosco più Scintille, vabbè, comunque sei Sergio. Allora, stai leggendo, in situazione difficile, Cosenza naviga in brutte acque, insomma, ne stiamo leggendo di cotte e di crude, i 4 punti non ce l'hanno dati, che vogliamo dire su questo, Sergio? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, non è che sono stato, lo sono vicino al Cosenza, Fabio, scusami, ti correggo. Vabbè, prima forse un po' di più. No, ci sono sempre, il presidente è una cara persona, per l'amor di Dio, no. Le difficoltà ci sono, ma il mestiere dell'imprenditore è affrontarle le difficoltà, quindi certamente il presidente Guaraccio le saprà, come dire, affrontare e le saprà risolvere le difficoltà. Sì, è vero, ci hanno un po' maltrattato non restituendoci 4 punti, però ripeto, non dobbiamo come fasciarci, dire, la testa. No, assolutamente, la squadra è bella, è robusta, la squadra è impostata bene, abbiamo un bel gruppo e io penso che si possa fare bene. Poi naturalmente il campo ci darà ragione, caro Fabio. La città è preoccupata, però ecco, io penso che questo presidente ce la stia mettendo tutta. Quest'anno ha costruito una bellissima squadra, ha fatto una rosa perfetta, quindi io ripeto, condivido e ritorno su quello che dicevo prima, che sicuramente l'imprenditore Guaraccio saprà affrontare questa situazione. Senti Sergio, invece si parla di discorsi di difficoltà economiche, ma c'è questa crisi, ma a prescindere dal fatto del calcio o meno? Ma guarda, io non conosco bene le possibilità del presidente Guaraccio, però per mantenere una società da oltre 10 anni a questi livelli lo sta facendo bene, quindi io penso che lui il problema non ne abbia. Non ce l'ha. Assolutamente. No, perché assolutamente. Io mi rifaccio qualche articolo che è uscito in settimana, insomma, dove dicevano che Cosenza, insomma, è in difficoltà, e non lo so. Io la penso come te, perché sicuramente Guaraccio
non è uno sprovveduto. Assolutamente Fabio, vabbè, ma la gente non sa cosa dire, magari se eravamo primi in classifica queste cose non uscivano. È così purtroppo. No, assolutamente, come dicevo prima Fabio, il presidente è un grande imprenditore, quindi certamente risolverà i problemi se ce ne sono, ma a mio avviso non ne vedo perché lo incontro spesso e lo vedo bello tranquillo. Noi imprenditori quando dall'umore ce ne accorgiamo se siamo preoccupati o meno, e sinceramente ho avuto pure il piacere di incontrarlo a Milano ed era veramente molto ci siamo incontrati più volte perché a lui gli fanno le foto da crack, sì, no? Sì, sì, vabbè, è un personaggio conosciuto, quindi magari. Comunque ripeto, il Cosenza, come diceva un vecchio tifoso, non si taglia, il Cosenza si ama. Quindi ma tu adesso che messaggio vuoi lanciare ai tifosi? Di avere pazienza, perché ripeto, la squadra c'è, i ragazzi sono come dire formati bene, abbiamo quest'anno, guarda, io ho visto tutte le partite, veramente, scuso per la del sabato. Perché poi escono applauditi dall'anno l'ultima, no, questa no, con no, sul Tirolo. Ho avuto modo pure di vedere una trasferta, quella di Palermo, e quindi veramente, veramente un bel gruppo. Io penso che sia il miglior Cosenza che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Grazie Sergio, buon lavoro. Grazie a te Fabio, ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie gentilissimo. Ed era Sergio Mazzucca, tifoso, poi sentiamo altri tifosi man mano. Allora, siamo qui in diretta dalla Capricciosa da Rende. Mariano, si porta, tu porta le pizze come vuoi, poi, sì, puoi portare quello che tanto queste mangiano tutti, con la cipolla, con l'anduia, con il peperoncino, quello che vuoi puoi portare. La pizza sì, è quello di Jerry. Allora, prego Aldo. Ho apprezzato molto le parole dell'imprenditore Sergio, onestamente con molta saggezza, Sergio si conosce, un manager, un imprenditore, uno che fa la storia di Cosenza nel suo campo, e quindi fa bene a dire queste cose, a cercare di sdrammatizzare, perché io in questo momento mi spoglio da quella che è la mia posizione da opinionista e parlo da tifoso. In questo momento sarebbe troppo comodo tirare addosso le palle o i palloni, invece c'è bisogno secondo me di un comportamento saggio. Abbiamo una squadra ultima in classifica e abbiamo la Serie B che per noi è una grande risorsa, certo. Abbiamo una serie di cose, che un campionato appena iniziato che ha visto la squadra fino a 3 domeniche fa andare su tutti i campi e fare spettacolo, come diceva lo stesso Sergio. Adesso noi dobbiamo fare un appello a chi? Ai giocatori, all'allenatore. Quando vanno in campo devono andare in campo con quella cattiveria agonistica, devono dimostrare sul campo che sanno giocare come hanno dimostrato. Vanno a Cittadella in queste 3 o 4 partite, no, a Cittadella del Capo, a Cittadella, esatto, vanno a giocarsi la partita, portano i 3 punti perché a Cittadella dobbiamo andare a vincere, e la squadra incomincia a risalire la china. Certo, bravo. Come diceva l'amico Pirillo, e come ho detto io anche in un video, quando si trovi in questa situazione purtroppo c'è uno stato psicologico che un po' ti condiziona. Allora la squadra, i giocatori devono andare in campo e sudarsi la maglia. Io da tifoso vi dico, siamo vicino a voi, i tifosi dobbiamo in questo momento dimostrare di essere tifosi del Cosenza, e quindi andiamo avanti, andiamo a giocarcela sul campo con il coltello tra i denti, e vedremo alla fine che il Cosenza si salverà come ha fatto in questi 8 anni. Allora Francesco, prego, poi sentiamo Antonio, vai. Quello di Aldo è ovvio che è un appello accalorato da tifoso, però l'appello accalorato in questo momento io penso che prima che alla squadra e giocatori, ad Alvini, penso che debba essere fatta alla società, nel senso che il primo passo prima di Cittadella secondo me dovrebbe essere una presa di posizione della società dove dice: statevi tranquilli che noi non abbiamo nessun tipo di difficoltà. Bravissimo. Non abbiamo nessun. In questo modo anche il giocatore percepisce la solidità della società e va ad affrontare la partita in maniera totalmente diversa, con la mente sgombra da tutti i problemi, eccetera eccetera, perché già bisogna fare i conti con una penalizzazione di 4 punti dovuta a situazioni economiche, non ad altre situazioni. Se a queste poi aggiungiamo le dichiarazioni del sindaco, la situazione degli steward, eccetera eccetera, e se magari, speriamo di no, esca qualcos'altro, e il problema poi, sa Aldo, in campo è difficile, poi è difficile, diventa difficile lasciarsi alle spalle un po' tutto. In più
aggiungo e chiudo, una situazione del genere ti si va a ripercuotere negativamente anche sul proseguo della stagione, in virtù anche di gennaio, se tu magari hai la necessità di poter potenziare la squadra per cercare di centrare un obiettivo importante, perché in una situazione economica del genere rischi che nessuno accetti l'offerta del Cosenza. Benissimo, allora Antonio, io non ti voglio coinvolgere nel discorso societario perché ha poco a che fare con il calcio, infatti noi parliamo di giovani con te, dei giovani, che sicuramente hai lanciato un appello importante e sicuramente va letto in tante sfaccettature questo tuo messaggio. Però ripeto, a questi genitori che io poi molte volte mi trovo e li sento, si litigano, mio figlio non gioca e c'è la raccomandazione e perché gioca questo e gioca quello, che vogliamo dire a questi genitori? Ma tu pensi che ci sia anche la raccomandazione del calcio? Il calcio ti raccomanda solo il campo, quello che si vede in campo lo vedono tutti, quindi tutti si vedono il giocatore bravo, tutti vedono il giocatore che ha difficoltà, ma la cosa bella è che gli si dice negli spogliatoi: ragazzi, qui sapete tutti il vostro valore rispetto agli altri, e loro lo sanno, perché dopo 15-20 giorni che sono insieme i ragazzi sono perspicaci, sono intelligenti e vedono, capiscono, al di là, capiscono il loro valore nel cospetto di tutto lo spogliatoio. E poi gli si dice anche, ecco, adesso quando poi andate a casa ne parlate anche con i genitori e dite: ma quanto è importante il ruolo, ecco, della famiglia in questo caso? In questo caso più dell'allenatore, con noi stanno un'ora e mezza, due ore, noi parliamo di calcio. Poi sì, gli posso insegnare: buongiorno, buonasera, grazie, metti a posto la borsa. E lo studio invece, questi ragazzi? Ottimo, ottimo, lo studio è quello che è importante. È il più importante di tutti. Però Antonio, un'altra cosa che dico io, ma da più anni lo sto dicendo, settore giovanile, c'è cioè Sergio Mezzina, parlano tutti bene di questo signore. Che io non conosco, però ne parlano tutti bene, settore giovanile. Però perché abbiamo difficoltà a non fare, ad inserire giovani nostri in questa squadra? Adesso sono 7-8 anni, c'è Cimino, c'è Zilli, ci sono sui giovani. Purtroppo la situazione della prima squadra è quella che è, quindi che non ti consente di avere un allenatore guarda un attimino anche altre cose, no? Però ci sono dei ragazzi che fanno esperienza, certo meriterebbero più minutaggio sicuramente, questi. Poi lì sono scelte poi societarie di, Di allenatori. Qua siamo negli anni, nei secoli dei secoli, arrivano questi benedetti direttori sportivi, no? Che portano sti ragazzi da primavera, da Juventus, da primavera do Milan, da primavera do Napoli, do Genova, do Prato, do Coccia. Voglio dire, quando noi abbiamo qui tanti giocatori nella propria, perché non diamo spazio? Non riesce a coprire tutte le squadre con qualità, bisogna assolutamente prendere gente di fuori, soprattutto per la primavera e per la 17. Non riesci, qui trovi dei ragazzini e li puoi indirizzare, li puoi far capire, ma poi alla fine se parti con due squadre con 40 ragazzini, l'anno prossimo ne vanno su solo 15 o 16 o 17, quindi gli altri vanno a gli altri, e poi dove li prendi? Cioè, vedi che adesso hanno anche altri interessi. Eppure il Cosenza è molto ambito. Vengono anche dalla provincia. Noi abbiamo ragazzi che arrivano persino da Corigliano, arrivano da Cittadella, arrivano da Praia al Mare, da tutte le parti, vengono. I sacrifici che fanno le famiglie, vedi che ogni giorno ad andare sulla strada e poi le spese che hanno, quindi tutti i giorni si fa allenamento, poi ci sono le partite, bisogna avere costanza, tenacia, quindi sono la famiglia è importantissima, importantissima, e devono aiutare questi ragazzi, poi li devono aiutare anche a scuola e poi si devono aiutare anche loro, perché con più maturano in fretta e con più hanno la possibilità di capire il gioco, perché il gioco è difficile. Vabbè Antonio, allora abbiamo parlato da Sergio, adesso abbiamo parlato del mangiare, e chi meglio anche i prodotti buoni, troviamo dal mio amico Alberto Salumaio. C'è un'altra intervista, ero passato lì anche da loro e c'era Francesco che ha detto qualche cosa anche Alberto, prego. Siamo da Alberto che è al Salumaio, incontro Francesco, allora buongiorno. Buongiorno. Stiamo a te, registrando queste sensazioni da parte dei tifosi su questo momento, diciamo, un po' difficile del Cosenza, i 4 punti non sono stati dati, insomma, che vogliamo dire? Difficoltà economiche, abbiamo letto.
Che vuoi dire su questo, Francesco? Vogliamo dire, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che, allora, per quello che mi riguarda, cioè il Cosenza quest'anno ha fatto delle scelte precise, il Cosenza Calcio ha fatto delle scelte precise, che ci possono, possono essere anche legittime, perché puntare praticamente sulle categorie inferiori e prendere, come dire, calcisticamente qualcuno che possa essere, per esempio parlo dei Rizzo Pinna, dei Kuan, dei altri tipi di giocatori che vengono da categorie inferiori, può avere una logica, come dice Ursino, mi sembra che l'ha detto, bisogna avere un po' di fantasia. Certo. È chiaro poi che il campionato di Serie B difficile, e bisogna costruire praticamente con solidità, quindi insieme a questa gioventù che garantisce corse, garantisce entusiasmo, certo, ci vuole un po' di qualità che in questo momento al Cosenza manca. La qualità, secondo te, oltre alla qualità, da dove bisogna ripartire? La prossima, diciamo, è stata ferma il campionato, adesso si ritorna in Cittadella. L'unico modo per ripartire, secondo me, è il mercato invernale, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 7 anni, quindi dare un po' di qualità a questa strada che in questo momento manca. Questa è l'unica, poi c'è stato anche la situazione dei 4 punti di penalizzazione, che purtroppo ha inciso negativamente, e che però c'è perché da aspettarselo. In quel caso noi avessimo avuto 9 punti in classifica ed eravamo quasi a 2 punti dai playoff, insomma, no? Sì, è chiaro, però è normale che purtroppo i contributi vanno pagati. Certo, se non li si pagano, quindi purtroppo... per te ci vuole il mercato subito? Oppure mercato è naturalmente, cioè, voglio dire, sperare, come dire, in una continuità, certo, in una continuità, come dire, agonistica, che è quella che ci ha garantito, certo, i risultati fino ad oggi, i migliori risultati che abbiamo avuto. Speriamo bene. Fammi salutare. Alberto. Alberto, ciao, buongiorno. Buongiorno. Complimenti anche a te, buongiorno. Alberto, grande tifoso del Cosenza. Buongiorno. Che dici, la faremo, Alberto? Sì, e se ce l'abbiamo sempre fatta, perché non ce la dovremmo fare adesso? Sei fiducioso? Sempre fiducioso, sempre. Specialmente se c'è il presidente. Allora, grazie. Allora, salutiamo Alberto, salutiamo Francesco, grazie. Continuiamo. È stato un piacere. Ciao. Buon giro. Ciao, grazie. Allora, siamo ritornati qui dalla collana. Vedi, Amerigo, chi l'ha fatta queste qua, Amerigo? Questi peperoncini? Questi li fa io, mia moglie. Ah, tua moglie. Come si chiama la signora? Franca. Signora, fa grazie per i peperoncini, per la cipolla. Allora, c'è qualche messaggio, prego. Sì. Buonasera a tutti, la situazione nel nostro amato Cosenza non è delle migliori, specialmente quando vedi che c'è una società assente in tutto e per tutto. Speriamo bene. Un saluto particolare al mitico Amerigo Spinelli, che ha composto una canzone stupenda per i nostri lupi. Bene. Ciccio. Grazie. Poi dicono: buonasera Fabio, vogliamo sensibilizzare il direttore generale Ursino affinché si possa provvedere al pagamento degli steward per le partite della stagione dello scorso anno che ancora non risultano saldate. Ma oggi c'è stato comunicato alla società, ho detto prima che sicuramente gli steward verranno sentiti, e se c'è da pagare è ovvio che saranno pagati, no? Mi auguro, che ti devo dire, così almeno quello che ho letto prima dal comunicato. Allora, poi Francesco da Cosenza dice: mi potete dire perché Guarasso non ha intenzione di vendere? Non ha mai detto pubblicamente di volerlo fare. Ma questo è una vita che lo stiamo dicendo, quindi non lo so, se non vende significa che non vende. O no, Francesco? Non vende perché soprattutto in Serie B. Oppure magari vende di numeri, numeri importanti, quindi fino a quando rimarrà in Serie B, secondo me è difficilmente, anche perché la cifra comincia a essere importante e non vedo oggi a Cosenza, tutta sincerità, un'imprenditoria tale da poter sostenere un'operazione del genere. Di ricotte, di crude, di tutte queste cordate di salsicce che li chiamo io, però poi alla fine finiscono lì, cadono nel vuoto. Allora, vi ricordo che siamo in diretta dalla Capricciosa. Maurizio, stavi dicendo, tu prego. Allora, è importante che in questo momento la squadra ricominci a giocare, comunque a prescindere da quelli che sono le chiacchiere che sono in giro, e che comunque mantengano comunque lo spirito che li ha caratterizzati come squadra fino a Bari, no? Quello spirito garibaldino che non si mette paura, che non si mettono paura di nessuno. Abbiamo fatto dei risultati importanti con squadre, certo, importanti, con la Cremonese, con la Sampdoria, siamo andati a pareggiare a Palermo, a Bari, insomma diciamo che abbiamo giocato con squadre anche accreditate per il salto di categoria. Bravo.
e che comunque abbiamo giocato alla pari con queste squadre, sì, sì, anzi abbiamo giocato anche da squadra superiore addirittura, sì. Confido in loro, confido nel mister che comunque ho visto che non si risparmia, è un allenatore che pretende tanto dalla squadra, e quindi sono convinto che faranno l'impossibile per poter ribaltare questa situazione negativa. Ricordo per esempio tanti anni fa il Cosenza venne penalizzato di 9 punti, riuscì nell'impresa quasi di sfiorare la Serie A, non chiediamo questo chiaramente, anzi magari, però quantomeno una salvezza tranquilla, tranquilla, ecco. Ed è questo che è l'obiettivo della società. Sì, no, infatti io spero veramente che la squadra ce la possa mettere tutta e uscire alla grande in queste partite. Ma speriamo bene, Maurizio, che ti devo dire. Oggi, andiamo a Cittadella a giocare a Cittadella, che ha cambiato l'allenatore, e troveremo una squadra anche rideterminata, insomma, rigenerata forse dall'allenatore nuovo, ma noi non ci dobbiamo mettere paura di nessuno. Vieni Mariano, ecco qua Mariano con la... Ma che sta facendo l'Italia, scusa Maria? Se non sbaglio vinceva 1-0. Vince 1-0 Maria? Sì. Ecco, l'Italia, questa cos'è? Questa è una pizza che la dedichiamo alla tua Marlina, alla tua first lady qua che ci, sì, fa onore questa sera. Abbiamo una crema di zucca, abbiamo dei fiordalisi di collina. Ma i fiordalisi si mangia tutto quanto, sì, pure mangia i fiori, tutto. Sì, ma si mangia tutto. Poi mangiamo l'insetto, poi mangiare i fiori, che sì, diavolo. Perfetto, io devo fare però un saluto a Fabio, sì, perché è importantissimo. Devo salutare mio zio Angelo Marsicano, che insieme a mio padre fu fondatore nell'89, è una storia per un abbraccio ad Angelo, un certo abbraccio, grazie. È una, grazie, buona continuazione, grazie. So che anche c'è il figlio che ha preso il Verende, la squadra del Verende, sì, sì, salutiamo, sì, anche loro, la Verende, salutiamo anche i ragazzi del Verende. Allora, Fabio, dice, posso ci sono messaggi, prego. Un momento, un messaggio inerente a, prego, qualcosa che aveva detto Lupinacci, è un pochino, prego, lungo, però dice: falso che il Cosenza non abbia pagato, ha pagato il giorno stesso e il giorno dopo, perché uno, la provvista sul conto c'era. Due, gli F24 sono stati rifiutati. Non sono stati rifiutati, il che fa pensare al pagamento pignorato, fa pensare al pignoramento notificato in ore successive. Sì. Perché così, se così non fosse, il blocco CC doveva comunque impedirli. Sì. Tant'è che non è certificato persino l'adempimento in Lega. Vabbè, ma tutte queste cose, ma non c'è, Simone, a me non mi interessa, poi non lo so che si dice Francesco, dice Dusei, ma Dusei dice che problemi c'è, se Dusei dice non bene. Dusei dice non c'è nessun problema, allora, Dusei dice c'è la scadenza, dice la scadenza, devono pagare gli stipendi, che diamo, non è che, paga, però, paga gli stipendi. Però siccome è la prima scadenza, una società che ti vuole dimostrare forza, che ti vuole dimostrare di non avere problemi, il 16. E sa chi paga? Qual è il problema? Onora la scadenza tranquillamente. Perché tu pensi che un'ora. Un'altra cosa è uscita mo. Io quando voglio, mi state portando finiti, torte, mi sa che ci portano finiti. Mi sa che a lavorare a cosa? Una mia a Dubai, qua non pigliamo niente. Stavo bene qui, basta che facciano due vittorie, si sistema, sì, che si calcio morale. Ma poi il presidente mo diceva anche Sergio prima, non si appena si fa risultato. Però voglio dire, questo discorso societario, no? Io ho cercato sempre di evitarli, perché poi non sappiamo, mica non sappiamo i conti di cose. Ma c'è, su quelli uscito il comunicato, sì, steward saranno pagati, penso che se avanzano qualcosa saranno pagati. Boh, Francesco ha messo Sabucci nell'orecchio, no? Che mo dice Sabucci. Tu 16, no? Tu 16, Francesco, scusa, ma quando è venuta in capo sta cosa, tu 16 che hanno i paga. E tu pensi che Guarascio. Ma io 16, mi voglio augurare. No, no, che Dio, non no, ma io sono sicuro. Non c'è mai pensato. Allora, la sicurezza purtroppo io non mi sento di darla a nessuno, vabbè, perché ormai allora, di sicurezza non se ne può avere. Ma questo non io dico che il 16, se il Cosenza il giorno 16 onorerà gli impegni che ha, certo, darà un messaggio a tutto quello che sta succedendo, certo, anche lo senza molto dubbio. Semplice, e quello senza dubbio, ovvio, addirittura che... io dopo aver pagato farei, sì, la conferenza stampa dicendo guardate è tutto a posto, benissimo. Allora, questa trasmissione, sì, scusami, un, dimmi, messaggio di
di anche di un pochino di ottimismo deve uscire, perché se no noi che ai tifosi che diciamo? Ai tifosi, io sono d'accordo con ai tifosi, secondo me va detto, sì, va la verità, verità è quello che stiamo dicendo, non noi il fatto che no, tutto, no, va no, tutto io, bene, io, ma la io all'inizio sono stato molto chiaro, io adesso parlo, io all'inizio sono stato molto chiaro, ho chiarito che l'appello de, quello che ha detto il sindaco è una cosa che secondo me va approfondita, perché il sindaco non parla a vanvera, il sindaco parla perché ha elementi per poter dire questo. Chiusa questa parentesi del sindaco, il tifoso invece oggi, e fai bene tu a dirlo, ma deve... sindaco, non è che chi è un sindaco, chi ne sa lo sindaco di soldi, come che non ne sa Fabio, ma secondo ma te io posso sapere Fabio, che un sindaco si sa Fabio, Franzi Caruso sa la situazione economica di Fabio, Valascio, Fabio, ma il primo cittadino, ma il primo cittadino, cittadino posso dire anche una buca, ma non una buca, ma ho capito, ma non dei soldi di Guaraccio, ma quello è un altro discorso, ma uno scusa, fa ma un sindaco è un poco preoccupante, voglio dire un sindaco, ma il sindaco possa, caro Franzi, io non sono amico del sindaco Fabio, voglio dire, a prescindere da questo, ma secondo te come fa un sindaco a sapere la situazione economica? Te lo dico come fa. Come fa? Te lo dico. Il sindaco, sicuramente il sindaco sarà stato informato. Ah, informato? Sì, dallo stesso presidente. Presidente chiama il sindaco, ci casi in difficoltà. Sì, può essere. Può essere informato lo stesso presidente dicendo, caro presidente, la società del Cosenza purtroppo vive un momento particolare economicamente e il sindaco ha avuto il dovere a dire alla città, guardate, questo io suppongo questo, no, poi che tutto questo ormai a noi non ci deve interessare, sì, però che oggi noi dobbiamo dire l'ottimismo che mandiamo ai tifosi deve essere chiaro, perché noi dobbiamo pensare a salvare il Cosenza, perché noi facciamo opinioni, caro Fabio, questa trasmissione è la più vista in Calabria, non è che siamo l'ultimo arrivato, non ne vede nessuno, che ne devi dire, va bene, mia e mia moglie, mi vede mio nipote Francesco, va bene, quindi se io dico questo è perché ormai noi dobbiamo tifare affinché tutto, è chiaro che Guaraccio deve venire in televisione e dire qualcosa, ma è chiaro, l'appello è questo che gli, caro presidente, io ti ho sempre presidente, io ho sempre parlato che tu sei un grande imprenditore e ti ho fatto anche critiche pesanti, adesso è il momento che tu esci allo scoperto e vai in trasmissione e parli con i giornalisti, fai una conferenza e dici la verità, perché il sindaco non parla a vanvera, il sindaco ha parlato ai tifosi, non ha parlato ad altro, ai tifosi, tu che sei un presidente che ci tiene e sei il primo tifoso del Cosè, devi andare in televisione e parlare, certo, dire come stanno le cose. A chiosa finale, dico, certo è che se viene smentito il sindaco di Cosenza vuol dire che i rapporti tra i due sono i minimi. Gira, c'è la linea Giuseppe. Sì, un attimo, Giuseppe, andiamo con in pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo. Via la regia, fra poco, prego. Sempre dalla capricciosa di Rende. Le 22 e 3-4 minuti in questo periodo. Io sono preciso, giusto? 07. Nicola Fortino, sentiamo Nicola, poi sentiamo anche Roberto e Mocero, insomma abbiamo, se ce la facciamo, vai Nicola, prego. Nicola Fortino, ex calciatore, insomma, Nicola, che vogliamo dire? Questi tifosi sono preoccupatissimi, insomma, 4 punti non ci sono stati restituiti, insomma, momento difficile per il Cosenza Calcio. Caro Fabio, purtroppo sono sempre quelle delusioni che da ex calciatore e tifoso del nostro caro Cosenza ci delude perché già sai cosa vuol dire prendere dei punti sul campo, poi perderli così fa solo dispiacere, poi capire di chi è la colpa, però si parte sempre dalla società, poi il responsabile, qualcuno ha sbagliato e poi sì, il responsabile non so chi sia, il segretario chi per lui, però è la società che sbaglia. Adesso non possiamo accettare questo. Adesso Nicola, secondo te da dove bisogna ripartire? Perché poi insomma, capito? Fabio, bisogna ripartire, riunirsi un po' tutti come facevamo noi, dal presidente in primis, dal mister, dalla però società. La squadra che il mister ha visto, la squadra. Guarda, con degli altri anni, Fabio, noi tifosi siamo contenti. Siamo contenti perché Albini è quello che almeno ci fa vedere che si gioca a calcio. E il tifoso, oltre ad essere legato al risultato, ma gli piace anche vedere un po' di calcio. Obiettivamente ci sono dei segnali importanti, che poi ci manca sicuramente qualcosa. Poco fa un altro tifoso mi diceva questo, Francesco, diceva molto probabilmente forse c'è bisogno sicuramente di un mercato importante ora. Fabio, mi dispiace dirlo perché Guaraccio è anche da
da elogiare da un punto di vista, perché sappiamo ci ha preso da quelle situazioni disastrose, però oggi io credo che siamo un po' stanchi perché vede sempre le stesse cose, al momento cruciale non riesce mai a darci quella cosa che ci aspettiamo. E poi il risultato, lo sai, il campo è il giudice. Alla lunga ti premia. Ci manca, certo. Ci manca. Senti, ci manca e non ci dà mai quella cosa di far rimanere contenti un po' tutti la piazza. Però la cosa bella che hai detto tu, sottolineato, che ecco, la squadra gioca e poi alla fine anche se perdi ti applaudono. Quindi bravo, voglio dire, bravo. Questo è quello che... E questo, siamo sulla strada buona, sì. Vuol dire che chi ha preso l'allenatore è stato bravo a portarlo qui, perché non è che l'allenatore lo prende alla sera alla mattina, vuol dire che c'è stato un seguito precedentemente e siamo contenti. Però poi si rimane scontenti e dice guarda, basta poco per far rimanere contenti tutti, che poi si va in Serie A, non si va, che è il nostro sogno, l'unica squadra calabrese. Fabio, fatelo dire, io ci provo da una vita, il mio sogno è vedere cos'è andare al campo nostro con la tessera dell'abbonamento di andare lì. Io, questo è un sogno. È un sogno che c'hanno un po' tutti. Ce l'abbiamo tutti noi. Quindi tu, secondo te, urge un mercato importante? Urge come, Fabio. È inutile che voglio fare il tecnico perché non lo so, però mancano in questo momento ci mancano i quattro punti. Abbiamo una base buona e sì. Non è poco, però ci mancano, Fabio. Grazie Nicola. Fabio, buon lavoro. È sempre un piacere. Ciao. Ed eccoci ritornati, grazie a Nicola, il suo pensiero, senti alla gente, Tortelli, è quello che dicevi tu prima, poi sono i risultati e tutto un assieme di cose, no? Che dici? Sì, no, in questo momento basta fare qualche risultato positivo e ritorna tutto l'entusiasmo. Il calcio è questo, è un fenomeno che ti trascina con risultati, col bel gioco, ma adesso la squadra sta andando anche bene al di là di queste due sconfitte, ma comunque è viva e, certo. E il senso d'appartenenza c'è. Io sono stato allo stadio, ho visto che corrono tutti, fanno tutti una bella figura e i tifosi vengono via anche contenti. Poi si può vincere, si può perdere, certo, e questo è... Però in questo momento bisogna guardare un attimino più in là. Già a Cittadella si può fare una buona gara e da lì magari si può anche ripartire. Certo. È tutta questione di palo gol. Se prendi il palo, se va dentro, caro mio, certo. Cambia tutto l'umore. Allora, qualche altro messaggio, prego, poi sentiamo Amerigo. Sì. Amerigo, il microfono è lì, poi sentiamo anche la tuo pensiero, prego. Buonasera Fabio, volevo fare un benevolo rimprovero ai giornalisti cosentini. Non ci vuole molto per vedere la situazione economica del Cosenza, visto che il bilancio è un documento pubblico. Quindi non c'è bisogno di chiedere notizie alle proprietà. Saluti Piero da Scalea. Benissimo, ciao Piero, salutiamo Piero da Scalea, che non so chi è, comunque salutiamo, noi salutiamo a tutti. Posso rispondere così, giusto proprio per sì. Senza favole, il bilancio. Signore, sono riferiti sempre all'anno precedente, mai all'anno. Quindi tu vai a vedere bilanci vecchi già chiusi, quindi i bilanci magari di riferimento alla nuova stagione tu li vedrai l'anno prossimo, certo. Quindi ma non li vogliamo vedere i bilanci del prossimo anno, perché noi vogliamo vedere il campo, vogliamo vedere che il 16 mo, ha detto che sicuramente sarà sistemato tutto e gli steward saranno pagati e noi andiamo a Cittadella e pareggiamo pure un pareggio, ma diciamo vincere. Poi prego. Poi un saluto da tutta l'associazione del Cosenza nel cuore e al guru del settore giovanile, Mister Tortelli. Mister Tortelli che è il numero uno. Mister, vogliono bene tutti a te però. Mister, è rimasto legato alla città di Cosenza. Allora, Amerigo, leggi qualche... ci sono tanti però. Sì. Prego. Ce l'hai uno già subito? Sì, buonasera a tutti e complimenti. Gradirei un saluto al caro amico Massimo della pizzeria Capricciosa e il suo amico carissimo Antonio da Quattro Miglia. Lo salutiamo Antonio, può venire direttamente qua Antonio, salutare. Allora, prego, a Quintana. Allora, Amerigo, hai sentito la discussione? Che vogliamo dire su questa squadra? Vabbè, il tuo inno l'abbiamo sentito, poi lo potete scaricare su YouTube, poi vediamo un pezzettino se riusciamo a sentirlo. Se mi preparate anche Manolo Mocero, lo sentiamo anche Manolo verso... più in là. Allora prego. Io spero che il mio inno sarà trasmesso al campo in modo che determini entusiasmo, determini grinta e quindi vittorie per la squadra. Questo è il sogno che ho sempre pensato di sentire questa canzone. Che... E vediamo se chissà magari se riusciamo a... Abbiamo quest'inno, abbiamo poi... quella di Magico Cosenza di Mario Gualtieri che è rimasto nella storia, insomma lo trasmettono ogni tanto, ve lo metto. Abbiamo Lupi Aledi, lo ricordate Lupi Aledi di Tonino Lombardi, c'è questo tu, insomma tante persone che...
Avete scritto qualcosa per questa squadra? Colgo l'occasione per ringraziare il musicista Diamantea che ha fatto gli arrangiamenti, Gian Angelisi che ha suonato. Sì. Senti, ma Americo, ma questa squadra, secondo, poi di lì a Corica, Mantea, Campo, insomma, c'è un sacco di tifosi di, del Cosenza, no? Sì, certo, ha voglia. E io poi al Lido, mio lì che gestisco. Come si chiama il tuo Lido? Lido Calabria. Il tuo Lido Calabria, Corica, sì. Praticamente... Che c'è il nostro amico Pino Dell'A, che salutiamo Pino, grande tifoso anche del Cosenza, lui di Luzzi. Pino Dell'Arme, lo salutiamo. Pino, ciao, Pino, un abbraccio, ciao, anche Pino, a te. Sì, è stato lui pure che insomma dice metti la canzone. Ti insiste questa canzone. Sì, ma tu hai fatto questa canzone, mettiamo questa canzone lì al Lido. Allora comunque, tu sei fiducioso di questa squadra? Io sì. Ecco, quindi c'è un po' di ci fiducia. Ci sono alte e bassi. Ma... alte e bassi. Tutto qua. Allora, Manolo Mocero, sentiamo Manolo un attimo, vediamo se riusciamo a sentirlo. Poi andiamo con Francesco e Aldo. Prego, Manolo Mocero, vai. Ci dovrebbe essere anche, eccolo qua Manolo, vai. Saluta Roberto Tuscolato. Che la Luzzese? No, sì, sono con la squadra mia. È cambiato, sì. Sì. Sì, con la Luzzese, ma no. Passiamo. Manolo un trascorso a Cosenza, Catanzaro, dappertutto, Pisa. Ma insomma, che intervista stai facendo? Stiamo su al lupo al lupo. Sei in diretta? No, in diretta, come faccio a sentire? Sei giorno, no? Dice, la mandiamo stasera, quindi dire, Manolo, Roberto ha parlato, secondo te... Da dove bisogna ripartire? Quattro punti siamo andati a farfalle. Ora che bisogna dire alla tifoseria e alla squadra secondo te? Ma dei punti che ci hanno tolto purtroppo si sapeva che molto probabilmente non ce la ridavano più, quindi era una cosa che già era nell'aria. Era insomma. Nell'aria, si sapeva. Per quanto riguarda i tifosi, io penso che il Cosenza stia disputando un buon campionato fino ad oggi, togliendo secondo me questo incidente di percorso, perché comunque... Infatti se facciamo in conto aveva 9 punti in classifica, 9 punti era 2 punti, comunque il nostro campionato che dobbiamo portare a termine è quello della salvezza, almeno per la squadra che si è costruito. Sì, poi, devo dire la sincera verità, è una squadra che quest'anno non mi dispiace, anche l'allenatore è molto in gamba. Io questo lo chiedo, di Alvini. Sì, è molto in gamba, per me è un allenatore molto, molto preparato e sottovalutato. Valutato nello stesso tempo da tante squadre, sì, da tanti addetti ai lavori, però ti ripeto, fino adesso se devo dare un giudizio, do un giudizio positivo al Cosenza. Per poi riguardare i quattro punti, speriamo che si fermino qui, perché purtroppo nell'aria ci sono delle... Ancora, ne vogliono ancora... Ci sono delle brutte voci che circolano e speriamo che non siano assolutamente vere, perché se poi dovessero arrivare altri punti di penalizzazione, allora la cosa diventa dura e seria. Adesso un giocatore che pensa, secondo te? Vabbè, pensa, uno che tu hai giocato tanti anni, in questo momento pensa a lavorare, pensa a andare avanti, no? Ma sicuramente questi sono problemi, che i giocatori li devono tenere alle spalle, perché non sono problemi che hanno causato loro, per fortuna. Quindi i giocatori devono pensare a scendere in campo, ad allenarsi bene ovviamente e a dare il massimo per la squadra e per la città. Poi ovviamente la società c'ha le sue colpe, se ci sono stati questi quattro punti di società e di penalizzazione, devono essere loro bravi a ripartire e non far sì che questi si possano accumulare. Manolo, ci stanno chiedendo tutti un bomber, cioè questo bomber che manca a Cosenza. Ma tu hai fatto la storia anche qua insieme a Gigi Marullo, ma da cosentino, no? Sì. Però oltre all'attaccante, secondo te, vista oggi il Cosenza, manca qualche altra cosa alla squadra? Sicuramente qualcosa manca. Centrocampista per me ci vuole, nel senso uno che abbia un po' di esperienza, che c'ha personalità. Esatto. Per quanto riguarda l'attaccante è anche ovvio che manca, abbiamo preso, non lo so se hanno puntato su questo di colore, però in queste partite purtroppo no, ha dato il suo contributo, però non è riuscito a fare gol, è un po', forse lo dobbiamo aspettare. Sacco si chiama, Sacco. Però purtroppo quando... arriva in porta si gira, non lo so. Purtroppo al Cosenza non è nemmeno facile, non è facile fare bene, perché comunque è una piazza difficile, quindi... non lo so, per me, ripeto, il Cosenza è una squadra che può salvare tranquillamente. A parte i punti di penalizzazione, quindi... Ancora è tutto dentro. È tutto dentro, sì, ci possiamo togliere buone soddisfazioni, perché il mister, vi ripeto, per me è un mister preparato, un mister che ha un vissuto, un mister di un certo temperamento, quindi... E rispetto agli anni precedenti, su questo sono tranquillo e sicuro che il mister darà il suo netto contributo. Manolo, che stai facendo ora tu?
Sto giocando, lavoro insieme a un'altra persona, abbiamo una ditta di mozzarella. Gioco per divertirmi a Luzzi. Ah, con la Luzzese? Sì, con la Luzzese, sì. Li salutiamo, gli amici cosa, di Luzzi. Sì, è più una cosa di amatoriale, divertimento, perché per poi non stare fermo. Un muscolo com'è? Fammi messo no, mi sono operato al ginocchio. Però polpaccio c'è sempre, polpaccio. Il lupo pure. Ah, guardalo qua, il lupo rimane sempre. Fammi un sevito è buono. Lupo con la scritta del Cosenza. Il lupo con la scritta del Cosenza. Manolo, io ti ringrazio, ti faccio grazie venire a voi. In bocca al lupo. Buona anche giornata. Per l'attività, grazie Manolo. Era Manolo Mocero, hai visto Antonio? Manolo, te lo ricordi? Manolo, bravissimo. Insomma, sono tutti fiduciosi, Aldo, Francesco, hai visto? Quindi voglio dire, la squadra anche, Francesco, prego, sul discorso... Penso che l'abbiamo detto dall'inizio, sia come allenatore che come squadra, è ovvio che poi tutti dicono la stessa cosa, manca qualcosa. Beh, e qualcosa poi ti manca. Rendi conto che, vedendo 3, 4, 5 partite, ti rendi conto che qualcosina a livello di qualità ti manca sia in avanti che a centrocampo. Però c'è il mercato di riparazione... E qua si può ovviamente, però bisogna capire sempre come ci arrivi al mercato di riparazione, perché se ci arrivi in una situazione di classifica incoraggiante, anche magari un giocatore che vuole cambiare aria o che vuole rilanciarsi accetta determinate proposte, ma se ci arrivi in una situazione di classifica come quella di oggi diventa poi complicato, no? Convincere qualcuno a venire a Cosenza, fermo restando che giustamente come diceva Mocero è ancora tutto dentro, con la speranza che la situazione si possa cristallizzare e si possa ripartire in maniera positiva. Certo. Io dico che al giro noi dobbiamo, in queste 12 partite, dobbiamo arrivare al giro di boa secondo me a 20-21 punti, ne abbiamo 5, ne dovremmo fare 15 o 16. Se noi arriviamo a questa soglia, come giustamente dici tu, al mercato di gennaio, sicuramente questa squadra ha bisogno di rinforzi, soprattutto se guardiamo la difesa, il centrocampo e l'attacco, secondo me ha bisogno assolutamente di rinforzi, perché con quattro elementi questa squadra si può salvare tranquillo. Come diceva Mocero, il giocatore che è stato un giocatore importante anche per il Cosenza e non solo per il Cosenza, è una squadra, l'allenatore è il manico, come dice, è buono. Adesso c'è bisogno che i giocatori si impegnino. Io faccio, e ripeto, e dopo non ci torno più, un appello di nuovo al presidente per dare tranquillità, come stiamo dicendo stasera, perché tutti noi siamo fortemente legati a questa società e ai calciatori. Il presidente facesse con i suoi dirigenti, si mettesse al tavolo, dicesse la verità, se ci sono problemi il presidente non deve nascondere, gli dice: signori, in questo momento io ho delle difficoltà che sto cercando il più possibile di perché il primo tifoso è lui, perché se il Cosenza dovesse crollare purtroppo la responsabilità ricade su di lui, lui ha fatto tanti sforzi, lo sappiamo tutti, però in questo momento c'è bisogno di grandissima nei confronti dei tifosi di grandissima lealtà. Vada alla televisione, parla con i giornalisti, facesse con i giornalisti quello che deve fare e automaticamente, secondo me, le cose si chiariscono e i tifosi si tranquillizzano. Questa è la cosa penso io. Sentiamo Cristian Scarlato, ex calciatore, insieme anche a Luigi. Proprio una battuta quasi in chiusura, prego. Cristian, buongiorno. Buongiorno. Pensiero su questo Cosenza, vai, puoi parlare a ruota. Pensiero, in questo momento è dura avere un pensiero. Sicuramente delusi e un po' amareggiati da questi risultati e da questa sentenza che è uscita l'altro giorno, però fiduciosi fino all'ultimo. Siamo sempre tifosi. Sì, da dove bisogna ripartire ora? Perché non è facile, insomma, eh? Quindi tu pensi che... Qualcuno parla di un mercato urgente. No, non credo, che secondo me ritrovarsi la squadra in questa settimana che c'è la sosta, e quindi si ritroveranno sicuramente e ripartiranno alla grande. Sono convinto, perché sono giocatori validi. Certo. Grazie Cristian. Grazie a te Fabio. Cristian Scarlato, grazie. Caro Luigi, eccolo qua anche Luigi, ci vuole gratta e vinci lui per risolvere il problema del Cosenza, che dici o no? Ora è dura, 4 punti, meno 4 punti è dura, però ancora ci sono tante partite, diciamo che qualcosina. Sì, ma la squadra? Che vogliamo dire questa squadra? La squadra è. Secondo me la squadra è molto valida. Sì. Ci sono alcuni aspetti da migliorare, però. Senti, invece a livello di acquisti di mercato tu pensi che deve intervenire? Sicuramente ci vuole una punta che garantisca almeno una doppia cifra, quindi
Senti, visto le difficoltà che abbiamo letto, perché è uscito un articolo dove dice che il Cosenza è in difficoltà economiche, tu puoi suggerire qualche carta di un miliardario? Che ci vuole? Cioè, il bisbiliardario? Beh, possiamo... non penso che ci sia difficoltà economica. Vabbè, come hanno scritto così, quindi qualcuno è uscito con questo articolo, qualche collega che parla di difficoltà economiche del Cosenza. Questo è un aspetto societario comunque che devono vedere loro. Invece la squadra secondo te cosa manca? Manca sicuramente una punta e un centrocampista che riesca anche lui a portare gol al Cosenza. Vabbè Luigi, io ti ringrazio. Grazie Presidente, qua ci sono vari gratta e vinci, qua ci vuole il miliardario. Un abbraccio, grazie Luigi, ciao. Ma veramente un gratta e vinci, ma non solo per lui, un po' per tutti. Comunque vi auguro grattate e vince, ma che gratte, che qua gratte veramente. Allora, Gida, c'è qualche altro messaggio? Qualcuno, ce ne sono tanti, lo so che è difficile leggerli tutti, però siamo addirittura d'arrivo. Poi dicono, buonasera, ormai i tempi sono maturi per vendere questa società, i tifosi sono stanchi, così non si può andare avanti. Benissimo. Poi mi dicono, Fabio, spingi sulla metro leggera del Tirreno, forza lupi, come sempre sì. Sarà un'impresa ma ne usciremo vincitori. Speriamo che la fanno, questa metro leggera sul Tirreno, Cosentino, poi. E però... poi dicono, non credo che il Cosenza abbia problemi economici, c'è DAZN che compra le partite di tutta la Serie B, saluti da Domenico da Corigliano Rossano. Benissimo, un abbraccio anche a voi dal Comune Unico, che poi arriverà anche questo comune, adesso siamo a Rende, ma oggi o domani saremo a Corende, si chiamerà così il nuovo comune di Cosenza, Corende, bello. Io ho lanciato all'epoca la fusione della squadra del Cosenza nei momenti bui, vi ricordate? Poi hanno fatto la con Mirabelle, abbiamo portato il cos'è. Comunque il primo dicembre c'è il referendum, ma qua il Comune Unico si farà, quindi col Comune Unico magari, capite? Andiamo. Boh, scusami, qua ci sono tutti i comuni, che è l'indissesto. Cosenza, Rende e commissariato, cioè voglio dire, fate un comune, Guaracci, Caruso, questo fatto che vede tutto nero, che vede tutti i debiti del comune, vede, ma non che l'ha lasciato lui, l'ha trovato, dice vedo tutto nero, ma vede pure nero il Cosenza, insomma siamo proprio messi male. Comunque grazie a tutti voi per la partecipazione, salutiamo Maurizio Lupinacci, grazie Maurizio che sei ritornato insieme grazie, a noi. Grazie a te Fabio. Maurizio ogni tanto va, sta a Dubai, va lì, non si ferma mai, comunque beata a te Mauri, grazie. Grazie a Francesco Piri, grazie a Francesco. Com'era la pizza questa Jerry, che bellissima? Ottima. Pizza promossa alla grande. Complimenti a Mariano, complimenti a Gianluca, a Massimo, a tutti voi per questa nuova capricciosa. Allora, Aldo, grazie. Buonasera a voi, grazie. Grazie Aldo. Fatemi salutare Americo, tu da Pietro, un microfono qua Americo. Americo assomiglia a Richard Gere un poco, visto questo capello brizzolato, no? È vero, guarda lì, non attore, sembra un attore. Potevo farlo. Vogliamo salutare gli amici della Costa Tirrenica, da Amantea, Corica, sì. Campora San Giovanni, pure lì, Campora vanno pure un comune, cose insomma. Amantea è un comune, diciamo, è un comune con due paesi, Amantea e Campora San Giovanni. No, certo. Ma è bello così, no? Sì. Un abbraccio quindi, a tutti voi, grazie Americo, ricordiamo l'inno che si chiama Lupi? I Lupi di Cosenza. Lupi di Cosenza, su quindi YouTube, se andate su YouTube lo trovate, poi... Americo, la signora, come si chiama? Franca, vi dà pure la collana di cose, poi, le cipolle. E lì ti ho portato le cipolle. Guarda che bellissime, le cipolle che potete. E anche la l'avocado. Me la date una collana di cipolle, Francesco, me la passi, vedi se chiudiamo queste cipolle nostre di Campora San Giovanni, non so di Tropea. Porta le cipolle, porta tutto qua. Allora, vieni, gira. Allora, chiudiamo con. Finora ho tenuto la collana di peperoncino. Eccola qua, vedi? Che spettacolo. Queste sono, Domenico Russo e Adelina Meltri. Le cipolle di Campora, ma guarda, è Nuchilo una cipolla di chiesa. Quindi la pizza, Mariano ha fatto la pizza con la cipolla di Campora stasera. Fabio, questa è quella lunga, perché questa poi c'è lunga. Quella tonda. C'è pure la cipolla. Qual è più saporita, la tonda o la lunga? Io preferisco la tonda. Allora, voglio chiudiamo che visto l'orario, la prossima volta cipolle di Campora, chiudi patate da Asila e siete a posto. Cipolle e patate. Ho scritto una canzone anche sulla cipolla. Anche sulla cipolla, benissimo. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Grazie a Gira, un applauso grazie, a Gira. Grazie, Gira, grazie di stare insieme a noi, grande grazie. Gira. Lunedì prossimo ritorniamo dal parco acquatico di Rende, quindi sempre con Al Lupo al Lupo, dalla pizzeria La Capricciosa, nuova gestione Massimo, Gianluca, Mariano, insomma tutti, l'altro come si chiama? Davide, un abbraccio anche a Davide, è tutto, la linea, la regia centrale, c'è il TGTN, a lunedì prossimo, ciao a tutti, grazie.